Sì, è una giornata ovviamente che ha una rilevanza storica molto importante per i 150 anni della morte di Manzoni. Il Presidente Mattarella ha scelto di venire a Milano e questo chiaramente ci onora moltissimo, anche perché le istituzioni della città hanno davvero dato il massimo per le celebrazioni del 150enario. Quindi l'idea che quando ci è arrivata la conferma dal Quirinale, chiaramente questo ha reso ancora più rilevante la giornata di oggi. Innanzitutto siamo qui al Cimitero Monumentale, all'interno del Famedio, inizieranno qua la visita ufficiale del Presidente della Repubblica e ci permette questo di raccontare anche un sito culturale importantissimo, oltre che un luogo di raccoglimento e di riposo. Che cosa ci può dire oggi Manzoni? Può dire moltissimo, dal fatto che Manzoni è nel codice genetico della città, insomma, ripercorrendo per costruire questi 150 anni le strade, i luoghi, le istituzioni manzoniani, davvero si ha l'evidenza di come Manzoni sia tutt'oggi molto, molto presente. E poi c'è un intreccio di storie, di aspetti che legano le istituzioni. Penso al Castello Sforzesco, dove c'è la lapide della colonna infame, penso al sepolcro. Manzoni è uno degli otto, sono otto i corpi che riposano e che sono stati tumulati all'interno del Famedio, che è un po' il Pantheon della città di Milano, e Casa Manzoni. Casa Manzoni è un luogo che è rimasto volutamente anche come lo aveva lasciato il grande scrittore negli ultimi giorni della sua vita. Quindi, insomma, questo ci permette di raccontare uno dei padri della letteratura italiana, della letteratura moderna, ma anche una figura molto molto rilevante per la storia di Milano, e lo facciamo attraverso i luoghi, le istituzioni, le strade, i giardini, gli spazi della città e oggi anche dal Cimitero Monumentale di Milano.